Allora, noi abbiamo iniziato insomma dai manicomi, quindi la cura della follia, e naturalmente la lezione 180 forse serve ancora, perché il tema dei diritti dei pazienti psichiatrici è ancora molto importante, l'introduzione nel nostro paese di un sistema di psichiatria di comunità e naturalmente poi la capacità di rottura anche radicale dei paradigmi e delle evidenze del tempo, perché se vogliamo la medicina basata delle evidenze non consentirebbe rottura di paradigmi. Quando Franco Basaglia ha detto chiudiamo i manicomi ha rotto un paradigma, perché non c'erano delle evidenze, perché in nessuna parte del mondo questo era avvenuto. Quindi il coraggio vuol dire anche rompere i paradigmi per aprire nuovi scenari e nuove realtà. No, ecco. Vabbè, poi gli aspetti naturalmente assistenziali. Ma mi pare importante ricordare anche che per una memoria dei contenuti è importante la storia delle persone. Questo è venuto fuori anche molto bene nella relazione di Mahone sulla recovery, no? Ecco, allora il problema non è tanto, e anche di Mario Amore all'inizio, non è tanto soltanto il problema della diagnosi, ma il rapporto tra diagnosi e storia della persona, perché la storia fa la differenza, no? E la storia è storia biopsicosociale anche quella, perché non sappiamo, ma c'è anche un bio in quella storia, come abbiamo visto, che può fare la differenza rispetto all'adesione ai trattamenti, alla risposta alle cure. Quindi in qualche misura, diciamo, la storia è importante, lo aveva detto Tognoni nel 98, le variabili istituzionali, no? Ecco, e naturalmente i diritti non negoziabili di cittadinanza, che mi viene da dire, ma lo dico soltanto, e perdonatemi se alcune volte farò soltanto, come dire, delle battute sulle quali sono mie paure, diciamo, piuttosto che miei contenuti di comunicazione, che in questo momento i bisogni e i diritti dei pazienti psichiatrici non siano al centro dell'attenzione, no? Della cultura e della governance, siano al centro dell'attenzione altri bisogni e diritti di persone che stanno male, quindi ci mancherebbe altro, non dico che questo non c'è, ma il paziente psichiatrico è un po' nuovamente relegato in un angolo del sistema. Questa è la mia impressione. Naturalmente, perché cito De Martis? Perché molti di voi, Lino Ciancaglini, adesso non lo vedo, ma hanno studiato da De Martis. Come De Martis ricordava anche che in fare pensare in psichiatria, che i manicomi poi non erano soltanto tutto quel luogo brutto, no, di cui si è parlato per anni. Esiste in queste anime morte un patrimonio di umanità così ricco, denso di significati inquietanti, interrogativi, messaggi radicali indirizzati alle zone nodali dell'esperienza umana, da rappresentare una fonte di arricchimento e di meditazione preziosa. Tenete conto, diciamo, che importanza di questo, laddove sempre il manicomio, diciamo, lo abbiamo. Un laboratorio di genetica molto importante che è a Catanzaro, attraverso le cartelle del manicomio di Catanzaro di Girifalco, è riuscito a ricostruire la mappa genetica di 15 famiglie calabresi, ricostruendo anche tutte le trasmissioni genetiche che in questo era avvenuto. Beh, le cartelle si facevano in qualche modo, no? E quindi anche queste storie, no? Queste storie familiari e le storie, diciamo, di cui parla De Martis, sono servite poi anche alla medicina. Vabbè, poi siamo passati dal paradigma della malattia mentale al paradigma dei problemi di salute mentale. Siamo stati molto contenti, abbiamo festeggiato questo, però forse non abbiamo pensato che i problemi di salute mentale non li definisce giustamente il clinico, ma li definisce di volta in volta la società, e poi attribuisce al clinico il compito, diciamo, di intervenire e di curarli, tra virgolette, anche se non sono malattie. Allora il campo si è esteso, attendevamo noi questa estensione, ma non abbiamo immaginato e previsto che questa estensione sarebbe stata così forte, così ampia, così drammatica anche in alcuni momenti, da ricaricare il nostro sistema, diciamo, su problemi sui quali c'era poco da fare. La psichiatria di comunità, non ve lo leggo, perché questa è una definizione che conosciamo tutti quanti, e però anche l'importanza di che cosa vuol dire fare psichiatria in tempo di crisi. Badate bene, è molto importante questo concetto che c'è in economia del capitale umano, del capitale sociale, che non è il PIL, no, ecco, è il livello di coesione sociale che in quel momento esiste. La coesione sociale è un elemento curativo, vorrei dire, terapeutico, fondamentale. Senza coesione sociale ognuno rimane da solo, rimane privato di elementi di comprensione e di intervento, e quindi le società a basso contenuto umano, stiamo vivendo in questa fase, producono vulnerabilità, e quindi povertà, comportamenti a rischio e malattie mentali si legano tra di loro. E a
questo aggiungiamo le disuguaglianze in salute. Non cito la famosissima, diciamo, esperienza e la citazione di Sir Marmot, però sicuramente se passiamo da Washington e arriviamo a Roma, o se passiamo da, facciamo un confronto tra Genova e Catanzaro, le disuguaglianze in salute, diciamo, sono altissime e fortissime. Ci ritornerò dopo, quindi bisogna, qui vuol dire anni di vita persi, no? A parte quei 10-15 anni di vita persi per i trattamenti farmacologici, ma vuol dire anni di vita persi rispetto alla possibilità di essere curati, trattati anche precocemente. E quindi, per non dimenticare, ma questo non mi soffermo perché è stato già fatto il passaggio, gli anni 50 alla psicopatologia classica, fino agli anni 50 i manicomi, la psicanalisi, gli anni 60-70 il tema dei diritti. Adesso stiamo ritornando a una riflessione, adesso non è una provocazione, ma stiamo riparlando, diciamo, dell'aborto, no? Ecco, forse è giusto riparlarne, ma in qualche misura non dimentichiamo che cosa ha significato per le donne negli anni 70 e successivamente, no? Ecco, tutto il tema dell'aborto, al quale si collegavano altre cose. Gli anni 60, 80, 90 della psichiatria di comunità e oggi, ci ritornerò, la crisi della comunità, la ricerca scientifica che non sta andando avanti sotto il profilo farmacologico, mentre mostra sempre più importanza, e qui ritorno a Mahone, no, gli interventi riabilitativi, psicosociali, no, estremamente importanti, che a volte danno dei risultati anche molto maggiori dei farmaci che utilizziamo. Quindi i problemi aperti sono molti, ecco, non mi soffermo, li potete leggere voi. Mi pare che la questione dello stigma rimanga una questione importantissima, il ritorno della cronicità e l'importanza del lavoro di equipe, che non c'è più, no? E quindi ricordo che non c'è salute senza salute mentale, ma dico anche il contrario, che non c'è salute mentale senza salute, no? Perché i due estremi vanno coniugati, no? Ecco. E naturalmente non siamo tutti matti, quindi le diagnosi categoriali, diciamo, hanno dei limiti molto forti e rischiano, diciamo, di portare tutti in questa cosa. Nuove malattie o nuove diagnosi, nuovi confini, questi DSM, insomma, hanno un po' rotto, no, la dimensione psicopatologica, e lo diceva Mario questa mattina, in qualche misura ci hanno portato verso criteri diagnostici che sono pieni di bias, no? Non c'è un criterio diagnostico che non sia pieno di bias, perché proprio le storie delle persone introducono in quei criteri diagnostici dei bias che non vengono presi in considerazione. Naturalmente sui nuovi bisogni e nuove aree di intervento mi voglio soffermare soltanto sulle popolazioni migranti. Non credo che oggi sia venuto Salvini a Varazze, quindi, insomma, posso anche parlarne senza essere minacciato. È venuto a Varazze, lo facciamo venire, no? Ecco. Gli adolescenti, gli anziani, no? Ecco, di cui si parla molto poco, ma siamo una società piena di anziani. Pensate che cosa ha prodotto negli anziani la caduta del ponte Morandi, quindi in qualche misura è un aspetto estremamente importante, e autori di reato, ma voi ci state lavorando fortemente, fenomeni di neoistituzionalizzazione. E naturalmente, quando parliamo però di migrazioni, non parliamo soltanto di persone, parliamo di culture diverse, parliamo di assetti bio diversi anche rispetto all'aspetto genetico, parliamo, come dire, di aspetti religiosi e identitari diversi, per cui il tema della vita e della morte non sono visti nello stesso modo in cui continuiamo a rischiamo di vederli noi, con l'immagine del bianco occidentale e caucasico, perché noi abbiamo costruito la psichiatria sul bianco occidentale e caucasico. Neanche la donna era tendenzialmente maschio, no, la donna ci siamo arrivati molto tardivamente, no, e in qualche misura, diciamo, sulle società ricche, ma gli aspetti culturali, religiosi e identitari modificano profondamente il vissuto di malattia, il rapporto con la malattia, il rapporto con la morte, il problema del suicidio, no, sono una serie di cose che sono estremamente importanti. Ecco, c'è chi crede, ma anche giustamente, che la vita e la morte siano qualcosa che ci viene dato e che non sta nelle nostre mani, no, ecco, non voglio parlare dell'eutanasia naturalmente, no, ecco, ma ci sono culture religiose nelle quali invece questi temi sono affrontati in modo diverso. Il tasso di suicidio rimane il più alto nel Giappone, e certamente non stiamo parlando, diciamo, di un paese povero, ma stiamo parlando di aspetti culturali che rendono il rapporto con la morte, con la ricerca della morte, diverso che in altri paesi.
E quindi non esiste una clinica della globalizzazione, proprio perché ritorna a questo nodo del rapporto tra sintomo e vissuto. No, il sintomo può essere anche codificato, ma il vissuto del sintomo è diverso. Ricordiamoci sempre, quando nella relazione terapeutica noi comunichiamo e dobbiamo comunicare al paziente una diagnosi, un sintomo, che cosa quella parola rievoca o evoca all'interno del paziente, paziente persona, perché questo è estremamente importante. E quindi non possiamo immaginare che tutto sia uguale in tutte le parti del mondo. E quindi cito Bateson, ma stiamo citando autori del passato che ci hanno costruito, no, la storia, ancora persone e storie. Se il mondo è connesso, allora pensare in termini di storia deve essere comune a tutta la mente o a tutte le menti, siano esse la nostra o quella delle foreste di sequoia e degli anemoni di mare. Questa frase di Bateson è una frase che abbiamo molto utilizzato negli anni passati, ma credo sia ancora importante. Va bene, passo all'attualità, vorrei dire, alla psichiatria dell'oggi. Vabbè, vi sono alcuni nuovi indirizzi non particolarmente significativi e importanti, ve li cito ma non ci ritorno. L'importanza di definire e di lavorare sui PDTA, prima si è fatto questo riferimento, in cui però l'appropriatezza sia collegata alla centralità del paziente, al miglioramento della qualità della vita, all'integrazione multiprofessionale e a una pratica basata sulle BM. Quindi non soltanto pratica basata sulle BM, ma mix e correlazione tra IBM e personalizzazione delle cure. Naturalmente vi sono varie criticità, perché i nostri sono interventi di natura complessa, e quindi i percorsi di cura anche in psichiatria devono avere la possibilità di essere valutati, di avere delle differenze, delle variabilità proprio per la personalizzazione, di essere rendicontati non sotto il profilo economico, no, ma sotto il profilo degli esiti, di avere dei punti di riferimento, diciamo, ai quali puntare, di essere accessibili e soprattutto di non dimenticare il problema della qualità della vita, proprio perché avendo i nostri pazienti un'attesa di vita minore dobbiamo essere in grado di garantirgli una qualità della vita maggiore, proprio per l'attesa di vita di cui parlavamo prima, diciamo che è minore. Allora stiamo passando oggi e stiamo andando domani, punto di domanda, dalla cura della follia in senso classico. In senso classico intendo anche in parte quello della 180, in parte quello del DMM, del DSM, in parte quello dei servizi. Questo è venuto fuori in tutti gli eventi fatti per ricordare la 180, una medicina personalizzata. E medicina personalizzata è una medicina della complessità, no? Perché la personalizzazione vuol dire differenziazione, vuol dire individuazione, vuol dire rispetto dei diritti e delle differenze delle persone, non vuol dire prevale la cultura del medico o del professionista e la cura non può che essere fatta. Certo, lui deve portare le sue competenze, ma deve riuscire a coniugare, a trasmetterle e a metterle in relazione con il paziente, quindi la centralità della relazione di cura. È importante questo discorso, ma non ne voglio parlare. La centralità dell'azione di cura viene ricordata anche nella legge sulle DAT, di cui bisognerà parlare. Noi ne stiamo parlando in vari contesti, gli aspetti psichiatrici della legge sulle DAT, ma quando dice che il tempo della relazione è tempo di cura, mi sembra una cosa molto importante, no? Questo a noi ci tocca relativamente poco perché lo sappiamo, ma a professionisti di altre discipline, diciamo, è un elemento nuovo. Va bene, su questo la deframmental medicine posso saltare. La ridefinizione dei LEA, proprio in questi giorni, diciamo, sono usciti i LEA, ma non ci migliorano la situazione, le disuguaglianze, l'avevo già detto prima, la riorganizzazione dei sistemi, diciamo, aziendali, residenziali, eccetera, e i problemi collegati, adesso vediamo come finiranno queste bagarre politiche, tra l'invecchiamento degli operatori, l'importanza della femminilizzazione dei servizi, che in quegli anni c'era tanto spaventato, perché eravamo abituati infermieri altri grossi e robusti, quelli che venivano dal manicomio, e quando avevamo, diciamo, delle fringuelline nei reparti ci siamo spaventati. Altro che, loro non hanno mai agito mettendosi a confronto con il paziente, anche il paziente aggressivo, vediamo chi è più forte, no? Ma hanno agito lavorando sulla relazione sono riusciti a contenere comportamenti aggressivi, reazioni aggressive che invece l'infermiere alto e robusto non poteva che fare, alzando le mani, no? E producendo anche danni anche a se stesso. Allora, alcuni snodi critici: quello dei trattamenti senza consenso nelle ultime legislazioni, leggi speciali, TSO prolungato, non ne voglio parlare, il TSO che può durare per anni, ma ho aggiunto anche le DAT, perché nelle DAT, nelle disposizioni anticipate di trattamento e pianificazione delle cure, c'è anche questo rischio che di fronte a una disposizione anticipata di trattamento, questa cosa non voglio farla, la quinta terapia, chemioterapia, diciamo, oncologica, qualche oncologo
oncologo un po' rigido, chiama qualche psichiatra, chiama Marco, Marco dice che è depresso questo paziente, a questo punto scatterebbe un obbligo di cura. Quindi teniamo conto come possiamo essere utilizzati nuovamente per limitare dei diritti che in qualche misura sono diritti laici, me ne rendo conto che sono diritti laici, ma la legge sulle DAT è la prima legge che cerca maldestramente però di coniugare cultura laica con cultura religiosa. Qui a questo punto noi abbiamo anche il dovere di porci una domanda, non dico da che parte stiamo, ma come noi lavoriamo nella nostra scienza e coscienza per coniugare questi due aspetti. Il contratto di Ulisse lo conoscevate, insomma è una cosa che avevamo già fatto nell'area psichiatrica, le disposizioni anticipate di trattamento, soprattutto sui TSO, l'intreccio tra gli aspetti clinici, lo scarso dibattito che c'è stato in Italia e quella famosa legge Ciccioli del 2012 che per fortuna non è andata mai in Parlamento. Però qual era il problema? L'Odissea: e se tu preghi i compagni gli ordini di scioglierli, di scioglierti, essi allora ti leghino ancora di più con le corde. Ulisse, no? Ecco, sulla nave, le sirene, legatemi perché io non voglio cedere al canto delle sirene. Ecco, in qualche misura diciamo questa è un'immagine storica e noi avevamo lavorato su questo problema del contratto di Ulisse. Su cura o pena, salto perché la vostra esperienza è troppo forte, troppo ampia, diciamo, per poter essere ridotta a una banalissima diapositiva. E sulla crisi della devolution dico poco, perché qualche anno fa avrei detto: beh, basta, adesso ritorniamo a un centralismo, vediamo se è un centralismo intelligente o un centralismo rigido, no? Ecco, in questo momento non siamo alla crisi della devolution, siamo allo sparpagliamento della devolution, per cui a seconda di in quale distretto, in ogni regione ci sono livelli diversi e dentro le stesse regioni vi sono livelli diversi di cura. Quindi in qualche misura noi non stiamo più vivendo in un paese unitario, ma stiamo vivendo in 25 paesi a seconda di dove siamo, no? E adesso vedremo anche che cosa potrebbe succedere con l'Europa, ma non mi riguarda certamente. Allora mi avvio a finire. Il DSM in tempo di crisi, quale psichiatria di comunità? Crisi intesa come necessità di cambiamento, del sapere, della formazione, mi dispiace che non ci sia Mario, delle evidenze, delle tecniche, dell'approccio clinico, delle alleanze e dell'inclusione sociale. Proprio per non rimanere, diciamo, soltanto catturati da queste definizioni basate sulle evidenze, orientate sul paziente, integrato, collaborativo, a passaggi, bilanciato, partecipato, recovery focused, tutte cose vere che abbiamo fatto in questi anni, ma soprattutto per rimanere incastrati nel binomio tra onnipotenza ed impotenza. L'onnipotenza, voi dovete occuparvi di questo, facevo prima l'esempio anche delle DAT volutamente, insomma, no? Ecco, e l'impotenza invece l'impossibilità di farlo, perché questo ci riporta ad una funzione di controllo sociale. Le basi nuove le abbiamo già viste tutte quante, le nuove sfide mi pare importante ricordare quella della genetica, perché è importante per la personalizzazione della cura, della farmacogenomica, patofisiologia cerebrale, sue tecniche ne abbiamo già parlato, una psicofarmacologia efficace, sì, adesso si comincia a riparlare di qualche nuovo farmaco, no, Marco l'altro giorno a Torino, però ecco, per anni abbiamo giocato sui LAI, insomma, no, gli stessi farmaci che però con diverse formulazioni non chimiche ma di assorbimento. La riabilitazione è estremamente importante, quindi viene fuori come il problema farmacologico sia importante, ma non solo non è l'unico, lo sapevamo, ma a volte otteniamo molti risultati molto migliori attraverso altri tipi di intervento che rispetto, diciamo, al problema delle cure. Stiamo tornando verso un ritorno della delega, il comportamento un po' come sintomo, no? Normalità e tolleranza in mutamento, a volte si normalizza l'intollerabile, si sanzionano le differenze, nuovi paradigmi di progressività sociale, fenomeni di reinstitutizzazione, insicurezza e fragilità di furia, insicurezza stamattina passando da Sestri per venire verso Varazza, ecco. Prima ci mettevamo un quarto d'ora per venire a prendere un caffè o a mangiare con Gianni, insomma, adesso bisogna vedere il giorno e l'ora, la follia e i suoi statuti, la psichiatria e le sue tecniche, tra impotenza e impotenza. Allora oggi attenzione al controllo sociale che ci ritorna, alla neoistituzionalizzazione, ai trattamenti farmacologici hard, alla scarsa riabilitazione, perché si investe poco in riabilitazione, penso alle figure professionali, al largo spazio che invece va dato a varie tecniche psicoterapiche senza psicologi più nei servizi, alle metamorfosi dei modelli organizzativi, Monté de Monté sans cesse, diceva Robert Castel nel 76, quindi vive il Dipartimento di Salute Mentale, ma basta, viva i cambiamenti continui, no? Perché se no ci attestiamo su un modello come il manicomio, era un modello che era esattamente uguale da Genova a
al Mozambico, insomma, invece dobbiamo montare e smontare in continuazione i modelli e naturalmente attenzione alle modificazioni legislative. La formazione degli operatori è un elemento importantissimo, soprattutto il lavoro di equipe e la ricerca, e qui finisco, Jaspers è stato già citato, mi sembra molto bello dire che Jaspers proprio nel momento in cui le neuroscienze ci hanno fatto sperare, ci facevano sperare in una monocausalità, dice: ragazzi, è sempre una pluricausalità, e le neuroscienze hanno confermato che le malattie psichiatriche sono pluricausali, quindi non hanno una monocausalità, non c'è la bile nera, no, è il virus di cui parlavamo 60 anni fa. E allora anche l'importanza della partecipazione degli utenti e dei parenti, no? Antonio Liberati, Lancet, pochi giorni prima di morire: attenzione, la ricerca va fatta insieme ai pazienti e insieme ai parenti, il protocollo di ricerca va fatto insieme a loro, i parenti e i pazienti non sono soltanto oggetto della ricerca ma devono partecipare alla definizione dei protocolli di ricerca. Qualche giorno dopo Alessandro Liberati, che tutti conoscete, non devo certo dire chi è, diciamo, è morto. E poi tutti i fenomeni, come dire, sociali, e qui davvero sto per concludere, no? Ecco, l'attacco agli psicofarmaci, no? Un'epidemia globale, side effect, vi ricordate quel film, no? Ecco, trattamento con antidepressivi, un film che ha avuto molto successo, e poi il paziente si suicida, no? Quindi, come dire, non serve a niente, insomma, no? Ecco, quindi attacchi alla psichiatria, il problema delle choosing wisely è importante, individuare quali sono le pratiche essenziali, insomma, no? E non perdere tempo e soldi, diciamo, in pratiche non essenziali. La slow medicine se ne parla un po' meno adesso, perché per noi non è mai stata una medicina veloce, è sempre stata un po' slow, perché dovevi fare col paziente, ma no. Ecco, ma allora gli psichiatri, ho finito, sono una specie, diciamo, in estinzione? Vediamo questo dibattito, e concludo davvero, tra Cushing e Mario Mai. Sfide interne ed esterne, in area generica ed area specialistica, validità delle definizioni diagnostiche dei sistemi di classificazione, messa in discussione. Sta diminuendo la fiducia nei risultati dello studio dell'intervento terapeutico. Presenza di fatto di sottogruppi con ideologie contrapposte, ancora. Aumentato criticismo di utenti e familiari, intrusioni di altri professioni nel campo di tradizionalmente di competenza psichiatrica e scarsa reputazione all'interno della medicina e della società in generale. Non è chiaro se la psichiatria sopravviverà come disciplina unitaria o divisa. Io spero che la psichiatria si ricomponga nell'area delle neuroscienze e quindi rientri, diciamo, in un'area molto più ampia, quindi che non sia isolata, anche perché nel momento in cui venne isolata positivamente il discorso era: la neurologia si occupa delle patologie organiche e la psichiatria si occupa delle patologie funzionali. Alzi la mano oggi uno che mi dice che la depressione piuttosto che la schizofrenia è una patologia funzionale, perché evidentemente verrebbe licenziato da Gianni immediatamente, anche se non è un suo dipendente, verrebbe cacciato da questa sala. Allora, noi stiamo parlando di organicità con caratteristiche diverse, ma non stiamo parlando di funzionalità estreme da un lato e il tumore cerebrale invece è l'aspetto oncologico, quindi è estremamente diverso. E Marmai dice: attenzione ai diversi orientamenti in psichiatria, che sono importanti, anche perché un unico orientamento non può bastare, l'importanza di sinergie e potenzialità trasversali, e che cos'è una patologia effettivamente, anticipare il dibattito nel campo medico, rilanciare la psicopatologia, questo l'ho detto varie volte in modo molto chiaro, produzione di maggiori evidenze e attenzione alla crisi di sviluppo, no, che in tutta la società sta imponendo, diciamo, al nostro lavoro. Va bene, la giornata mondiale della salute mentale qualche giorno fa la priorità era sui giovani, l'intervento sui giovani, questo mi sembra importante, anche se queste giornate mondiali poi si perdono un po' così, perché oggi casomai è la giornata mondiale della redancia, insomma, ecco, ma in qualche modo, diciamo, poi non c'è un dibattito effettivo. E allora ho concluso, e noi? E cito, prima abbiamo citato Resnick, abbiamo citato molti autori, e noi, da un lato l'identità terapeutica nel regno dell'incertezza per Francesco Galli, e dall'altra parte l'importanza di essere archeologi e architetti. Che cosa vuol dire? Il regno dell'incertezza lo stiamo vivendo. Archeologi e architetti vuol dire saper leggere la storia, la memoria, passato, anche parte del presente, ma saper costruire il futuro, no? Perché sennò è sempre riprodurre le stesse cose. Allora oggi lo psichiatra moderno, lo psichiatra giovane soprattutto, deve essere un grande architetto, ma contemporaneamente deve avere anche alle spalle, diciamo, una dimensione archeologica, proprio per evitare di commettere errori e per sapere, diciamo, i problemi ai quali andrà incontro. Allora, pessimismo, ottimismo, realismo, è l'ultima
L'ultima diapositiva, l'uomo che misura le nuvole, mi è sempre sembrata molto bella, cioè guardare cosa accade, e cito Hockman, che è stato recitato, neanche a farlo apposta, da Piero Scapicchio a Torino qualche giorno fa. Noi psichiatri siamo soltanto i funzionari di una determinata società, pagati per rispondere alla sua domanda ed eventualmente per chiarire tale domanda. Il problema di chiarire tale domanda vuol dire anche avere un lavoro culturale, non solo un lavoro clinico. Il lavoro clinico e il lavoro culturale devono proprio l'idea della malattia, il rapporto tra sintomo e vissuto, eccetera. La psichiatria che praticheremo sarà conforme alla società e alle condizioni che verrà riservata alla follia. Se la società è tecnocratica, praticheremo una psichiatria tecnocratica. Se la società è rivoluzionaria, perdonatemi, ci metto due virgolette perché non è mai stata rivoluzionaria, praticheremo neanche negli anni 60, praticheremo una psichiatria rivoluzionaria. Se la società è alienata, non praticheremo più alcuna psichiatria. Non dico che la nostra è una società alienata, dobbiamo combattere fortemente con le nostre conoscenze, la nostra cultura, per far sì che la centralità dell'uomo e dell'uomo sofferente e sofferente ai problemi psichiatrici non venga negata, ma venga riposta al centro dell'attenzione, perché è un paradigma di cui la società ha assolutamente bisogno.